30 secondi per spiegare come si vota alle elezioni regionali. Innanzitutto si vota un candidato alla presidenza, quindi si mette una X su uno dei nomi dei candidati presidenti. Poi si può scegliere una lista che può essere collegata al candidato presidente scelto oppure collegata ad un altro candidato presidente, quindi il voto disgiunto. All'interno di questa lista si possono scegliere due nomi di sesso diverso, quindi scrivendo un nome maschile ed eventualmente un nome femminile o viceversa. Altra lista civica a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca presidente è quella di Campania Libera. Al suo interno sono candidati Gabriella Bellissimo, Olga Cioffi, Nello Fiore, Virgilia Fogliame, Romina Malfeo, Fabio Piccininno, Marco Rizzo, Giovanni detto Nino Savastano e Maria Laura Squitieri. A sostegno di Stefano Caldoro, candidato presidente, la lista di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. I candidati sono Alessandro Roberto Arpaia, Francesco Bellomo, Nunzio Carpentieri, Carlo Ferrigno, Giovanni Fortunato, Antonella Iagnello, Vito Antonio Marchesano, Giusi Sorgente e Maria Immacolata Vietri.